Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina vegana. Chiudiamo la giornata con una torta di riso, riso e mandorle per la precisione, che sarà veramente un dolce da presentare anche alle feste di compleanno, eccetera, perché è veramente molto buono. È fatto con una frolla e poi con del riso cotto dentro nel latte di riso, aromatizzato il tutto con del limone. E ad opera quindi per poi poterla gustare. Ci sentiamo alla prossima ricetta e intanto vi saluto. Una cosa, preparo la frolla con 200 grammi, 280 grammi di farina tipo 1, 100 grammi di zucchero, e 90 grammi di olio di semi, 70 grammi di acqua, la punta di un cucchiaino di lievito e poi una buccia grattugiata di un limone biologico e un pizzico di sale. L'acqua la metto man mano che mi serve, nel senso che dobbiamo verificare, prima mettiamo l'olio e poi l'acqua man mano fino a ottenere un impasto elastico, ma friabile comunque perché è una frolla. Ho fatto bollire 1 litro di latte di riso e ci metto dentro 220 g di riso. Io ho usato quello che uso anche per fare i risotti, lo stesso, e lo faccio cuocere per 30 minuti. Una volta cotto il riso aggiungo 200 g di zucchero, un cucchiaio di amido di mais, 100 g di farina di mandorle, un pizzico di sale e la buccia grattugiata di un limone e se volete anche un cucchiaino di liquore all'arancia. Ho rivestito, ho oliato una tortiera, l'ho infarinata, ho messo dentro la pasta frolla, adesso la cuocio per 15 minuti a 180 gradi e dopo metto il riso. Dopo 15 minuti metto sopra il riso, il composto di riso e in forno, sempre a 180 per altri 40 minuti, 35-40 minuti. Ecco, la torta di riso è pronta, vedete? Adesso la tagliamo. Eccola qua, una volta tagliata, vedete? Molto molto buona, devo dire. Viene fuori una tortona molto grande, la tortiera che ho usato è la misura 26.